Come tutti ormai i temi che stiamo affrontando sulla giustizia diventano sempre dei temi delicati e poi non appena arrivano in quest'Aula diventano proprio particolarmente complessi. C'è stato un ampio dibattito, come si è sentito, un ampio dibattito che ha evidenziato sicuramente delle criticità. Non da ultimo anche un percorso abbastanza articolato di questo disegno di legge che ha visto in realtà l'assegnazione alla Commissione Giustizia da molto ma molto tempo e poi è stato lungamente trattato e ha avuto sicuramente delle curve un po' strette. Andiamo a parlare di un tema che purtroppo diventa di interesse in Italia, visto che la corruzione rappresenta ancora oggi in Italia un indice di particolare difficoltà. Ci sono dei dati relativi alla percezione della corruzione che portano l'Italia in una graduatoria ancora, oseremmo dire, vergognosa. Un problema come quello della corruzione che in realtà è diventato con gli anni sempre più difficile, sempre più complesso, quasi a vedere, a pensare con quasi una forma di nostalgia al vecchio sistema obsoleto delle mazzette. Un ingenuo quasi corpo del reato quando oggi si assiste invece a fenomeni di corruzione ben più complessi dove il sistema stesso, la stessa organizzazione di tipo normativo arriva quasi a dare le chiavi della cassaforte direttamente al ladro. Ma se pensiamo agli effetti della corruzione, non è solo un effetto che può riguardare le aule del tribunale o possa riguardare semplicemente delle fattispecie di questo tipo. Il problema della corruzione è che rappresenta e diventa un chiaro indice di inefficienza di un intero sistema. Comporta delle conseguenze anche sulla stessa alterazione della concorrenza, perché per certi versi chi è capace di corrompere può avere anche delle vie più strategiche rispetto ad altri. E dobbiamo pensare anche a tutta una forma di costi che vengono ad incidere proprio che sono una conseguenza del fenomeno della corruzione. Ci sono dei costi diretti che sono stati anche evidenziati anche dalla stessa Corte dei Conti, ma vi sono soprattutto dei costi economici indiretti, dei costi che vengono ad incrementare per certi versi anche gli importi delle opere pubbliche, ma dei costi che diventano anche per i ritardi stessi della definizione di alcune pratiche amministrative. Ma dobbiamo pensare tutti quali sono i costi veri che vengono ad incidere su tutto il sistema Italia. Sono dei costi che sono conseguenti al disvalore totale che viene dato nei confronti anche da stessi della pubblica amministrazione e che arriva proprio a sfociare in una sfiducia nelle istituzioni, sfiducia che purtroppo già esiste una sfiducia nei confronti della politica, una sfiducia nei confronti della giustizia, una sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione. Ma come ci si chiedeva è se effettivamente questo provvedimento tanto discusso che approda oggi in questa aula possa essere una vera soluzione. Come ha detto lo stesso Ministro Orlando, parlando a riguardo di questo provvedimento, dice è utile ma non basta. E anche noi arriviamo a concordare su questa in realtà semplice ma meglio esemplificativa definizione di questo provvedimento. E noi come gruppo della Lega Nord vediamo con favore certamente alcune modifiche che sono apportate con questo disegno di legge. Bene sulle modifiche che riguardano gli aumenti di pena, bene ad esempio l'introduzione di questa ipotesi della riparazione pecuniaria, imponendo quindi che vi sia un ristoro di quanto viene commesso, una restituzione del mal tolto. Bene anche l'ipotesi del falso in bilancio nella sua genericità, in quanto viene ad aggravare la previsione normativa come è attualmente prevista nel codice. Ma quello che ci domandiamo è se effettivamente questo provvedimento può essere utile a combattere veramente la corruzione. E noi purtroppo non siamo di questa opinione. Viene venduto questo provvedimento come una sorta di panacea per i mali della corruzione. In questo è un grave errore che sta commettendo sicuramente il vostro Presidente Renzi quando viene a parlare ad amplificare le portate, no, gli effetti di queste normative. Ma in realtà non è una panacea per la corruzione. La corruzione non nasce solo da una previsione, non può essere mortificato sicuramente, combattuto solo con degli aumenti di pene. Perché
La corruzione deriva anche da un modo stesso di operare. Vi sono dei mali nell'Italia che saranno difficilmente a questo punto superabili. Vi è un problema della burocrazia, vi è un problema che riguarda la lunghezza di procedimenti amministrativi, la laboriosità degli stessi. Vi è un problema di farraginosità della normativa, un eccessivo prolificarsi della normativa italiana. Vi è un problema che riguarda la giustizia, che è lenta e a volte dà la sensazione proprio di essere inefficace. E sotto questo profilo nulla è stato fatto, nulla è stato previsto in questo provvedimento, nulla è stato previsto anche per quanto riguarda dei settori estremamente delicati che purtroppo sono balzati anche gli disonori delle cronache che riguardano tutta la normativa che riguarda gli appalti, tutta la normativa anche che riguarda anche quell'istituto che è il project financing, che a volte purtroppo ha dato la possibilità di trovare delle vie malsane per introdurre dei reati. Vi sono dei problemi che riguardano la trasparenza stessa dell'attività amministrativa e quindi noi ci chiediamo, forse, visto che c'è stato un grande tempo di meditazione su questo provvedimento, forse si poteva approfittare dell'occasione per affrontare queste tematiche e di andare a corollario di quell'attività, di tutta questa previsione normativa che è prevista nel disegno di legge. Quindi poteva benissimo essere fatto diversamente. Noi come gruppo della Lega Nord abbiamo anche votato a favore di alcuni articoli contenuti in questo disegno di legge. Però siamo costretti, alla luce del dibattito, alla luce di un esame attento di quella che è la portata di questo provvedimento e soprattutto più che non per quello che prevede, per quello che non prevede. Quindi, come dicevamo, degli interventi significativi che vengono proprio ad impedire il nascere del fenomeno della corruzione, non solo prevedere dei rimedi quando la corruzione è già stata compiuta. E noi, come gruppo, che abbiamo fatto di una nostra bandiera una particolare difesa nel settore, soprattutto della giustizia, della legalità, del ritorno a un assoluto rigore, a un ritorno ai principi di certezza della pena, noi ci domandiamo infatti se questo tipo di provvedimento effettivamente da noi non può essere completamente condiviso. Ma non solo, anche perché rileviamo una certa qual contraddittorietà nel comportamento di questo governo, di questa maggioranza, perché adesso in questo provvedimento sono stati previsti degli aumenti di pena che alcuni colleghi hanno evidenziato come probabilmente magari anche poco inquadrati dal punto di vista sistematico nella normativa stessa. Però è inutile che parliamo in questo momento, che voi parlate di aumenti di pena come a voler essere voi paladini, perché dobbiamo ricordare che allo stesso tempo sono 2 anni che c'è stata una sequenza di provvedimenti che hanno previsto degli effetti di benefici per tutti i criminali e che quindi noi ci chiediamo, bene, ok, prevediamo questi aumenti di pena e che cosa ce li facciamo dei 3 anni obbligatori per gli arresti domiciliari, fino a 5 anni se possono essere concessi gli arresti domiciliari? Cosa ne facciamo di 4 anni della messa alla prova? Cosa ne facciamo della liberazione anticipata, della sospensione della pena, dell'impunità dei reati fino a 5 anni? Cosa ce ne facciamo dell'non punibilità per i reati di lieve entità? Questo noi ci chiediamo. È inutile che vengano venduti delle ipotesi come se fosse tutti dei paladini della grande giustizia quando poi alla fine ci troviamo con un sistema come il nostro, come quello della giustizia, sistema normativo, un sistema proprio di benefici a favore dei criminali. Come facciamo poi a vedere effettivamente applicato questo? Questi sono i grandi punti di domanda ed è il motivo per il quale tutto il gruppo della Lega Nord anticipa fin da ora il suo voto di astensione nei confronti di questo provvedimento. Sottolineiamo astensione, non votiamo perché la Lega Nord non vota contro a un provvedimento che prevede innalzamenti di pena e che prevede una battaglia comunque nei confronti della corruzione, ma noi ci asteniamo perché non è questo il metodo che possiamo condividere fino in fondo, perché poteva essere fatto diversamente e poteva essere fatto meglio. Grazie.